nuova angolazione con me che sembra sempre più disadattata, ma dato i commenti poco Dell'ultima gentili volta. dell'ultima volta, oggi mi sono vestita apposta da disadattata, quindi notiamo i pantaloni della tuta, le maglie con i draghi, i gufi I gufi, ma i gufi sono belli. e goggle che ho trovato da Tiger tra le varie cose interessanti che ci sono nella stazione di Napoli Centrale, che è davvero bellissimo. Sì, è gigante. Boh, Cioè, ci mia sorella che ha passerei visto la dentro le città giornate. non era così esaltata, ma noi che ci siamo fermati praticamente solo in stazione perché non c'era così tanto tempo per andare in giro, No, esatto. eravamo esaltatissimi, cioè una cosa spettacolare, ero Sì, cioè super abbiamo esaltata. preso il gelato, abbiamo Sì, preso Tiger, siamo andati a Tiger. la bevanda ai fiori di Sambuco biologica. Era squisita. Quindi sì, siamo esaltati per poco, cioè per così poco, però nel senso era carino perché non te lo aspettavi che in una stazione ci fosse così tanta roba di No, interessante cioè per passare il tempo non ci siamo annoiati. E esatto. questa Era è stata la cosa carina. sì. Quindi ieri e l'altro ieri siamo andati alla Comic Con di Napoli o Napoli Comic Con, non ho mai No, capito penso come. Napoli Comic Con. Ma chi ne parla dice il Comic Con di Napoli, perché Boh, Mari sulla dice così. locandina c'è scritto Esatto. Napoli Comic E Con. abbiamo fatto, cioè ci siamo andati come avevamo detto perché c'era il nostro beneamato Ryan E, Ryan e quindi abbiamo preso un sacco di roba. Qui c'è la Command Tower che si sta E. Sì, riappianando, appianando quindi dalla rimarrà lì. stampa. Abbiamo fatto spese e spesucce, tipo le varie Stanno tirando terre fuori base, le varie. le fetch, quelle expedition. Ne manca una. È No, perché si è ci attaccata sono, esatto. le Farli mettere più queste. vicine alla cosa, Cioè, almeno un po'. guarda, questa è la mia ritmeta Sì. preferita. La, Marsh. esatto, Marsh Flats, le catacombe, Catacombe. la Misty Questa Rainforest. Normalmente avrebbe. E la E Scaldinzarra. sì, ovviamente, la Ghetto Normalmente Wall. aveva il tappetino della Misty Rainforest, cioè Sì, almeno. non aveva tappetini, Ma anche perché altrimenti. comunque da quello che ci ha detto è stato cioè è arrivato il giorno prima dell'inizio della convention, parte tipo domani, quindi adesso sta girando ancora per Napoli e domani dovrebbe partire, ma gliel'hanno detto talmente velocemente che non è che abbia potuto proprio prendere su qualunque cosa. Ma è stato Esatto. bellissimo comunque, perché poi era tutto solo e abbandonato, tranne con il fantastico ragazzo, l'illustratore di cui ho postato la non Esatto. ufficiale isola, che è gentilissimo, carinissimo. Sì, E è stato. praticamente, wow, ha cambiato. Cambiato lo sfondo. Cioè, ci ha firmato tutte le carte esistenti, Sì, cioè tutte io le. avevo 1000 carte, ma tipo, dov'era qua? Quelle di Innistrad, dell'Anna Fenza e poi la mia preferita, questa qua che è quella con cui ha vinto un premio, aspetta, Ecco. con cui ha vinto un premio, Sì. Questa e quindi a me piace molto anche per questo. qua. Un po' di Command Tower, cioè praticamente lui era lì e poi in parte non gliel'ho fatto firmare perché ho detto almeno la prossima volta che ci vediamo ho altre carte da farti firmare perché altrimenti. Il visir dei molti volti è stato il primo firmato tra i visir esistenti, anche perché è uscito Esatto, settimana perché dice che scorsa. non l'ha mai visto dal vivo, quindi penso fosse proprio il primo In firmato. teoria, io dovrei avere la signora carta. Ed è qua in fondo, ecco, la signora carta. Vabbè, sì. La signora carta è questa. Che è la mia La nostra la expedition. nostra expedition, che ovviamente con il fatto che ha la bustina Sì, non si vede una non riesce a cippa, mettere a fuoco. però è stupenda e io la adoro. Aspetta un po'. Ok, ce l'ho fatta. E io la adoro, e ovviamente dall'emozione mi sono dimenticata di chiedergli se poteva firmarmela se aveva l'argento, ma in oro è bellissimo, sta bene su l'oro, sta bene su tutto. Sì. E Sì, ma era perché secondo me stava la meglio. Però Madonna. si perdeva,
Sì, ridendo e scherzando mi ha firmato tipo 30 carte, più Sì, 4 con le firme doppie perché mi ha detto scegliene solo 4 perché ci metto di più. esatto. Da un certo punto, per fortuna, è arrivato un gruppo di persone che voleva altre firme, così intanto ho preso quelle che non aveva già iniziato. Il giorno dopo mi ha visto e mi fa: "Ha le altre carte?" No, un'altra Basta. volta basta, perché Così non è abbiamo che... un Sì, motivo e per poi non posso andarci. monopolizzarlo, insomma, è un po' così. E poi il pezzo forte è quello che ho già postato un po' ovunque sui miei canali privati, che è questo. Sketch. È uno sketch tutto mio, tutto mio, ed sono È bellissimo. felicissima. È bellissimo, adesso devo solo trovargli un quadro. Per ora praticamente me lo porto a spasso perché è troppo bello. E l'ho scansionato, me lo sono messo sul computer, sul cellulare, così almeno ce l'ho sempre con me. E non ci, quando me l'ha dato non ci credevo, cioè era troppo bello, dai, troppo, troppo, troppo. Vederlo così, ok, bello, però poi quando ti rendi conto che effettivamente te lo puoi portare a casa. Sì, anche perché aveva messo delle immagini che ci stava lavorando, Esatto. però non avevamo idea Che che fosse fosse tutto per, mio. esatto, che fosse per Io lei. ho sempre pensato che stesse lavorando una cosa da lasciare al Comic Con, ovviamente, perché uno dice: c'è un artista. Di solito gli artisti tendono magari a fare qualcosa da lasciare a voi, gli Sì. organizzatori, chi li ha inventati, chi li ha invitati, Chi li ha chi li ha invitati inventati? e cose così. Quindi ho detto: beh, perfetto, è bellissimo. Non vedo, cioè, chi lo riceverà sarà felicissimo perché è stupendo. E a un certo punto l'abbiamo visto che ha cominciato a smettere di parlare e a Sì. Esatto. finire una cosa. Cosa sta succedendo? Sta arrivando. Ah, no, guarda, questo è tuo. Ah, 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 ah. ok. Io stavo, ovviamente, ho crisi di Sì. agitazione. E quindi è stato molto emozionante. E poi, insomma, Lui è gentilissimo, è stato è fatto di zucchero carinissimo. e arcobaleni. Cioè, la persona E penso più. Cioè, il anche pregio degli perché, sì. artisti è che quando incontrano qualcuno che li segue e quindi si ritrovano non solo lì a firmare, ma a parlare con chi effettivamente non segue solo il gioco come in sé per sé, che poi sono contenti comunque di firmare Esatto. perché sanno che vengono apprezzati, Esatto. ma anche chi segue proprio le art, cioè l'illustrazione, chi li segue come lavoro, chi segue il loro lavoro. Sono ancora più contenti perché vedono che quello che fanno è Piace. apprezzato a prescindere da se è una comune, se è una rara, Esatto. se è una mitica. Cioè, è ovvio, gli portavano dei Dig Through Time, delle Anafend, delle Expedition, delle Torri di Comando, che sono magari carte più Più usate. giocate, più. Però, cioè, a loro, anche se gli porti una comune, ma è una comune che tu ami, è Sì, uguale, cioè è la perché stessa comunque cosa. loro mettono lo stesso Sì, impegno, no, che anzi, addirittura loro non sanno non neanche che hanno la più carta pallida idea. Cioè, ci ha detto potenzialmente addirittura può che essere. non sa quante carte ci saranno sue nelle prossime espansioni perché potrebbero chiedergli due tavole, ma poi usarne solo una. Cioè, Esatto. quindi non sanno mai cosa vedranno e quando con certezza. E ci ha solo detto che Ci sicuramente sarà sarà qualcosa. qualcosa di suo in tutti i set, quelli diciamo Principali, principali, tranne che forse arriveranno. uno perché aveva preso una pausa. No, ha detto che ne aveva fatte forse di meno, forse ne Meno. aveva fatta una e non Non sa se la sì. Perché sceglieranno, però. aveva preso una. Anche perché questo è il suo secondo lavoro, cioè questo lo fa nei tempi morti. Esatto, abbiamo scoperto che lavora Cioè, tempo io pieno in sapevo una che lavorava, ma non società. sapevo se era a tempo pieno in una In casa di una casa di sviluppo di. videogiochi che penso faccia comunque il concept artist Sì, o quello sì. qualcosa del genere, e lui lavora 8 ore al giorno e alla sera e nel weekend fa le art, cioè lui piace fare comunque cose fantasy e quindi in realtà a tempo perso, tra virgolette, cioè, Sì, lavora per la perché comunque Wizard. per cioè, gli illustratori quasi tutti sono freelance, quelli che lavorano per la Esatto. Wizard, ce ne sono solo i capi, nel chi ovviamente tipo la Shepard, no, Sì, beh, a meno però che non vengano proprio stati. reclutati dalla Wizard come art Esatto. director o chi è Jacobson, che è proprio, lui fa parte del team Esatto, sì, creativo, cioè se non che fai quello una. è lavoro fisso praticamente.
E ovviamente non, come ci ha detto, my lips are sealed Esatto. sulle nuove espansioni, abbiamo solo in, cioè, Ci ha fatto solo capire detto che che gli sarà piace di più di molto Amonkhet. l'ambientazione più di quella di Amonkhet. Amonkhet. Tra le sue Quindi. preferite c'erano Tarkir e la vecchia Innistrad, questo però non chiude tanto il Esatto. campo. Diciamo che sono informazioni un po' vaghe, perché la vecchia Innistrad e Tarkir sono un pochino diverse, giusto Esatto. un cicinino. Quindi Intanto inizieremo dal box. facciamo prima i box, l'ultimo quello che abbiamo detto che aprivamo, E poi cediamo. dopo Ixalan gli piace più di Amonkhet. Sì, Sì, ha detto che come ambientazione gli fazione. piace di più Non ha, quella cioè, di Ixalan. ovviamente lui non, come quasi tutti gli artisti, quando parlano, non si riferiscono in sé per sé al gioco, cioè quindi non alle Sì, meccaniche, ma riferiscono proprio all'estetica. all'estetica. E come estetica Questo dice che gli piace di più di che questa egiziana è bella, ma preferisce quella dopo, che Gli è magari piaciuto anche di più. più. Ah, sì, perfetto. Sì, Cioè, oh, box box. rovinato, box fortunato. Ma, Speriamo. speriamo. Ovviamente, cioè, anche perché comunque a un certo punto non abbiamo, cioè, non si sa bene quanto loro, cioè, loro sanno, ma alla fine lavorano di Sì, tot in sì. tot, Abbiamo provato a quindi. estrapolargli delle No, informazioni, sono ma bravissimi. Tra lui e ha Steve, detto cioè, di no. Abbiamo provato a dirgli, ma non è che per era caso. Atlazan e gli hanno cambiato nome, perché Ci tanto ha Atlazan ormai l'hanno sposato, ha detto non posso. guardato ridendo. Ci ha dato così e basta. cioè, è che sono, gli artisti sono carini quanto vuoi, però il loro lavoro, cioè. Anche perché comunque Sì, firmano sì, 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 sì. dei contratti che li portano. Tarkir e Innistrad, quindi sono un'espansione tendente al gotico barra mondo in preda a Ma catastrofi. potrebbe anche essere semplicemente, visto che credo che la Tarkir in generale potrebbe anche essere tribale, cioè alla fine può essere qualunque cosa, perché Beh, Tarkir non era tanto tribale. però era diviso in Sì, clan, quindi era no, diviso in ok. gruppi, C'era cioè una suddivisione, sì, quello sì. ovviamente, cioè, non dice proprio Netta. nulla, perché alla fine non, non vuol, cioè a lui può piacere, però magari non c'entra niente con gli altri due piani. Perché è tipo, a me piace Tarkir e piace Innistrad, ma insieme non dicono, cioè non hanno Sì, esatto, niente in in comune. comune. E mi piace Lorwyn, quindi proprio uguale, Sì. Beh, identico, una cosa che. intanto sbustiamo, tanto non ci Tanto siamo siamo messi. tipo noi due e te, quindi. Sì. Andiamo veloci, tanto le carte quasi tutte le abbiamo già viste, le avete già viste bene la settimana scorsa. Magari un piano pacifico stile Kaladesh, però con un nome da mucolitico, da medicinale, insomma, non lo Non è so. da medicina. Sì, effettivamente. Ixalan, oh, Ho ancora tolto Temet, ma che scatole, e il trono degli Ophalone Ma sì, coin. tra un po' abbiamo il set di quel coso foil. Che fortuna. Allora, aspetta, allora, qua mettiamo le rare, qua mettiamo le cose. E io invece ho trovato una montagna foil. Yeah. Speriamo che si giochi il trono di Faraone, perché. Ma in teoria sì, non è una carta malvagia. Beh, almeno un box riesco a vederlo, visto che l'ultimo tempo è da crisi mistica da maratona E noi di 13 non l'abbiamo visto, Trevi. però io No. ho sentito. Allora, ho sentito da un lato, è la serie più bella esistente al mondo. Dall'altro, mi sembra solo pubblicizzata troppo bene, non dice niente, quindi aspetterò come al solito. Perché Vedremo. prima A o poi. me non ispira per niente, Ma come trama sinceramente. non è tra quelle che ci piacciono di più. Però, insomma. Lì, sempre Liliana. Ciao, Palude. Cosa? Vabbè, non. Ok, che devo Ma che Liliana. 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 No, no, no. Ciao, cosa di Liliana. Cioè, Questo è maestria blu. di Liliana. Questo è. Il coso doppio. No, ma io ormai. Cioè, insomma. Ah, ecco, guarda. Ok, Oh, ok, sua Elisir. pedina. Tienila da parte, non lo Mettimela so. qua, Te la Poglian. metto qua. Sì. Si è distrutta. Sì, Poi oggi pomeriggio abbiamo fatto le prove per vedere se si vede, come abbiamo un si po' vede. aggiustato le impostazioni più che altro dello streaming del gioco. Ancora Demone e basta.
Demone? Demone Ah, quello lì, supremo ok. di Ifnir. 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 A parer mio, oggettivamente bella, però ogni puntata è un pugno nello stomaco dal punto di vista morale. Perfetto, è fatta per mettere a disagio mentre guardi. Allora no. Oh. No. Che un tagliare a fette. Io tendo a non amare le serie, cioè non che quelle dove devi pensare, però preferisco quelle dove devi pensare in un mondo che non è realistico. Che perché non è un gran... cioè, sono un po' emotiva su alcune cose. No, non è vero. Va! Mentore severo. Ho Speriamo. trovato solo mitiche rosse, celebrante della battaglia. Vediamo se me lo mette a fuoco. Forse sì, me l'ha messo a fuoco. Ok, questo abbiamo tipo 3. Ah, beh, mentre fosse vero, Sì, abbiamo il sì. 4 P. Speriamo che venga giocato, così almeno lo possiamo dare via. Dead Set e Black Mirror sono più facili da vedere perché sono situazioni Cioè, ipotetiche. sì, una situazione ipotetica è molto più facile comunque da affrontare. Per le quelle realistiche non sono il mio genere, insomma, de gustibus. Rifugio dei draghetti. Ciao, draghetti. Ho ancora voglia del gelato alla pastiera che abbiamo trovato. Piatto iniziato in canalatrice. Si vede? Sì. Ah, qua è più facile mettere a fuoco. Ok, quella che mette segnalini che rampa. Io farò vedere solo qua. Oh, questa devi mettere su quella pila là. Quella con il Sì. mago coso. Anche io mi sa che ne ho trovata una. Vabbè, ma Oppete. per quelle c'è più tempo. Sì, esatto. Mucchetta. E un'altra ombra dal sepolcro. Spero che l'ombra del sepolcro si giochi perché altrimenti... È una processione dei consacrati, che è l'incantesimo per doppie pedine. Per ora andando un po' così. Sì, anche perché speriamo di trovare Ketra, così almeno abbiamo uno per di ogni divinità, anche se la posso giocarla in commande. Esatto. Vabbè. E sto negli stessi colori. Blè. Idra Niente. venerata. Ok, non sta andando proprio benissimo, No. eh? No, Questo set. no, no, Questo box. fa abbastanza schifo. Però, perlomeno, non abbiamo trovato praticamente niente, a Beh, dai, almeno parte è i veloce da draghetti. spostare. Sì, quello sicuro. Beh, il mentore se avrà Questo. gioco, magari. Beh, sì, però diciamo che è l'unica un po' degna di nota. Ho un espellere, almeno, Ciao, così. anch'io un espellere e una Ho terra. trovato Io Neheb. ho trovato la terra bianca e la terra Ok, rossonera e ho trovato il Minotauro leggendario. poi una benevolenza di Azoret Che Foil. non. Ok, me l'ha messo a fuoco. Foil. E poi una Ordalia della Forza Foil. Niente di esaltante. Harsh Mentor? Sì. Sì, quello ne speriamo perché comunque. Sì, ma no, verrà. È comunque forte. Devo metterlo anche nel mio command. Allora, un piccoletto. La Madonna! Oh, finalmente qualcosa. Gideon, il primo che sbusta. Aspetta che mi nascondo così mette a Gedeone fuoco. Eccolo nazionale, eccolo qua. È il primo Gedeone nazionale, poi vabbè, una pianura, cioè qua. siamo i deserti Deserto foil. foil. Siamo in con la pianura dietro, quindi Gedeone, me lo tengo da parte, Gedeone Io ho nazionale. trovato cielo e terra, che mi sa che è il primo che Esatto. abbiamo. Ancora tra E potete fare il mazzo Gedeone. del professore. E ho trovato cielo e terra. Se mette a fuoco, ha messo fuoco. Questa non è male. Così così mi sa che la giocherò in commander anche questa.
Ma sti dov'è desert, me? Ah, vabbè, l'aveva lasciato lì. Gedeone me lo sono lasciato lì, che dopo gli faccio un piccolo servizio fotografico. Ah, buono, sapeva Sì, buono. dai. E le cataratte iridescenti, che sono sempre carine, anche, cioè, possono aiutare. Aiuto. Mi è stato detto che non questo del Gideon delle Ordalie, ma il mentore Severo, secondo qualcuno, no, mentore no, come si Sì, chiama? severo, mentore Severo, severo. è il Gideon più brutto della storia dei Gideon. Personalmente posso dissentire perché a mio parere, cioè ci sono Gideon particolarmente più Dottorato. brutti. Diciamo che sono sempre un po', non, cioè poco carini con Gideon nelle art, Sì, non. perché tendono a farlo molto duro, ovviamente, severo, non aiuta, solo i cocenti e poi un Cancelli della una Dula diafoil. Poem. Fortuna che andiamo a trovare È terre. l'emblema di Dio. Che bello, guardate, ciao, sono Gideon Giura e sono venuto a punirti nel nome della luna. Oh, Del sole di Amon. vabbè. Ah, questa è buona. È una delle doppie, secondo me, L'avrà che si tondo. potrà giocare. Bratta, e che poi forse la seconda non lo so, però non è comunque male. Comunque si comprende che non sono abituata a spostare Planeswalker perché tiro giù santi e Terra santini ogni volta che lo faccio. Bosche, terra doppia. doppia, sempre bella, verde rossa. Ma finché sbusto terra, almeno dico, Sì, ok, non è le terre super sono esaltante. sempre servono quelle, cioè più. Però servono. Passato dall'essere Imena a Sailor Jura. Sì, vabbè, io sono Sailor. Ma è colpa di un ragazzo che conosco che ieri ha deciso di diventare Sailor Jace per un momento e quindi ora tutti sono Sailor per me. Però Sailor Jura sta davvero un incanto. Sono venuta a punirti nel Allora, nome. Beffang e danno. Sto citando solo queste qui. E una iniziata a Privarchi Foil. Wow. Ok, una Ah, sovrintendente dei misteri. quello Però non è un 4-4 male. costo 4 con volare. Secondo me non. Cioè, prima o Ma poi. no, poi è un motore buono, tipo a Sì. profetizzare quando cicli. Non è male. Salute, salute, salute. Ok, Lo so. Sempre tre. finito. Come i danni da fulmine. Sempre tre, esatto. Ta-da-da-ta-da. Dov'è blu? Lì. Visite molti volti. Ciao, il quinto. Tanto lo metto là. Grazie. Sommerso dalle buste. Però aspetta, fulare. Sì, almeno Fulart. Azoret, gioia. Voglio Chetra, non voglio Azoret. Troviamo sempre quella più brutta. Siamo a quota 3. E Tre. sì. No, quota 3 mitiche di questo Ah, ok, box. no, Però ne abbiamo pensavo due di due, quelle. esatto, non mi ricordavo la E sono terza. sempre le mitiche rosse sbustate. In tutte abbiamo sbustato solo mitiche rosse. E Gideon in questa? E Gideon. Ma neanche un come predetto. Cioè, non è che mi faccia schifo, Ah sì, insomma. Io vorrei Oketra, però posso, mi va bene anche quello, insomma. Manticora trafiggicuore. Sempre rare, sempre rosse. Mi sono reso conto che ora che il nome della live è ancora prove tecniche. Mi sa che potrebbe essere il motivo delle poche persone. No, No. da noi è ancora. È giusto. Prova, no, non lo so, Espropriare, tanto. prova a fare un refresh. Ma mi sa che anche sulla. No, anche sulla pagina vediamo. Cioè, sboxing più inizio campagna Amonkhet. Do un'occhiata. No, a me sembra tutto. Ah, allora non mi ha aggiornato la pagina. Sì, non so perché oggi siamo così pochi. Boh. Vabbè, insomma, la gente può essere Vabbè. impegnata. No, no, di solito. Comunque il martedì. È sempre stato il martedì da un po'.
Ok, aggiornando la pagina sistemato. Adesso, boh. Peregrino terrificante. Beh, quello sembra si possa giocare, quindi può anche andar bene. In realtà. Terra doppia, che va sempre bene, bianco-blu. E facciamo faremo una live molto privata, Esatto, siamo in intima. pochi. Stagione del raccolto e una terra full art. Una montagna full art. Ultimo busto a pomo. Speriamo in qualcosa di carino. Speriamo. È un'altra mitica, sempre questa. Ne risultate due coi box. Che schifo. Non me lo. Vabbè, insomma, avete capito qua. È mai tornato. Non sono felice. Cioè, sì, sono felice per il Gideone nazionale, ma Aspetta, mancano due, vediamo. Vediamo se abbiamo culo. Allora, soli cocenti e un'iniziata incanalatrice foil. wow. Questo qua. Vabbè, dai, almeno è carina. Si vede, sì, si vede. Ok. I soli cocenti che. Passo di cocenti, può darsi che E adesso l'ultima veramente, la veramente ultima. Aspetta che c'è un po' di casino. No. No, povero principe qua, povero, da povero principe. Dai, abbiamo un Gideon. Dov'è? Così. Beh, almeno un video, dai, ci sta. Non è andato proprio bene questo box. No, praticamente per nulla. L'unica mitica decente è Gideon. Esatto. Le altre, meh. Bla bla bla. Insomma, insomma. Vedo qua c'è dello schifo del box qua. Proviamo a fare una foto decente al nostro Gideon. Ciechi tutti. E intanto io metto a posto le carte. Così poi iniziamo a giocare. Giocare. Vabbè, dai, insomma, abbiamo trovato cose, speriamo in bene. Sarei stata contenta di trovare Oketra solo perché ci manca solo lei e poteva Sì. essere carino, però insomma. E comunque non è male, dai, dai. Insomma, abbiamo trovato qualcosa. Sperando che venga giocato, tutto può andar bene. Devo autoconvincermi, altrimenti piango come un Ma no. bambino. Gedeone, Gedeone. E abbiamo messo a posto le rare tutte. Tranne Dovrebbero Gideon. essere lì. No, le rare tutte. Ah, proprio tutte, Sì, tutte. sì. Ma tutte, tutte, tutte. Ok, allora noi 5, visto che siete 3, ma suppongo 2, quindi noi 4, perché uno potremmo essere noi Sì, noi che ci stiamo stessi. guardando. Allora iniziamo la campagna. Così. Sì, perché qua c'è una tocca. Vabbè, non la tocca l'emblema, Esatto, dai, mettilo lì. lo lascio lì. Allora, però mi serve spazio con due Z. Quindi queste qua. Hop. Pa, pa, pa. Io sto cercando una cosa che non trovo, ovviamente, perché
sembra fortunatissimo. Aiuto. Vabbè, poi raccogliamo, insomma. Cadono tutte. Sopra. Questo lo mettiamo qui. Aiuto, non trovo la sedia. Olè. E voilà, adesso ci sarà il cambio di visuale. Allora, aspetta, però adesso mi serve che questo vada qua. Io così mi... No, cosa è successo? Cosa? Ci siamo... Spostati. spostati. Ok. Teoria così. E in teoria... Da qua dovrebbe vedersi già tutto. Io qua metto muto. Ah, vediamo se si vede in teoria tra ora. Perfetto. Ok, ci Ci siamo. siamo. Quindi dovrebbe sentirsi tutto abbastanza bene. Perché abbiamo fatto le prove e dovrebbe vedersi anche abbastanza bene. Speriamo. Quindi, tu riesci a mettere... Proviamo a mettere sulla pagina che stiamo iniziando la campagna? Adesso provo a scrivere. Basta che... Beh, non faccio prima io a condividere. Ci clicco di meno dall'altro PC. A ricondividere? Ma hai appena condiviso. Sì. No, ho condiviso 32 minuti fa. Ah. Proviamo a vedere se... Forse o non si è visto o non so cosa. No, Vabbè. Siamo sempre mi qualcuno. sembra sta... Solo per quello. Inizio. Non c'è lo stato, sì. Col mio cucciolo. Così. Voilà. Perfetto. Vediamo. Vediamo, intanto direi che di iniziare, perché non credo riusciremo a farla tutta. Però almeno se iniziamo. Fa finta. Ah no, perché qua in basso c'è scegli, non avevo mica visto. Stavo cliccando. Ah, guarda che strano, dobbiamo battere 5 di Non avrei mai detto. vita. Inizia. Eh sì, c'è poco da fare. Così vediamo qualche attimo. I due soli Soli di diamo. Amokhet illuminano la Vai. città mentre marci contro gli, non capivo, contro gli altri Con. inizia, con gli altri iniziati verso il monumento che si innalza davanti a voi. Hai atteso questo giorno fin dalla nascita, il principio del viaggio che ti consacrerà tra i prescelti agli occhi del dio Faraone e delle cinque divinità. L'avventura inizia nel monumento a Oketra, dove tu e i tuoi compagni dovete dare prova del vostro spirito di fratellanza per sopravvivere. Se non ci fosse il computer piazzato lì, io vedrei anche Altrimenti non l'inizio. si vede. Quindi fa tipo tabù. Oh, che Ma che bello. bello, la primordialia inizia all'interno dell'enorme monumento. L'obiettivo è sottrarre la freccia di Oketra dalle mani dei suoi potenti guardiani. Il tuo gruppo avanza in formazione per afferrare la freccia. Uno dei guardiani, un angelo maestoso, la sorregge in alto. Quindi tipo, cioè, prendi la leccetta e tu Ah, noi sei siamo Neb. fico. Che siamo Mazzo Minotauro. No, non è Bello. vero. Beh, almeno neanche For con lui. sto forte. Vabbè, la tengo lo stesso. Vediamo. Speriamo. Gioco questa tappata. Gioco questo subito di secondo. Poi se pesco quella di terza faccio questa. Ma ne fatto stare una cattura. Ripeto. Ma che miseria. Questo gioca subito le cose però. No, ma mannaggia. Non posso fare questa stupidaggine. Giochiamo pianura, vabbè, io lo gioco lo stesso. Forte, forte. Ok. Quindi, per poi mi farà. Vabbè. Sperando non ne giochi un altro. Ah no, attacca, va bene, li prendo.
Accidenti, che Oh, che male. sofferenza. Oh, prendo un dado. Soffro, soffro. Tanto Ci gioca poi... dietro un coso, ok, quando gioca una pedina prende un punto vita. Quindi a questo... Ehi, spruzzo di manca. Allora questo qui subito pronto quel coso là. Senza neanche... Tanto che è tappato, che non può tappare. Direi che è la scelta migliore da fare. Oppure addirittura questo, che dà cautela, però mi spendo via. No, no, no. Devo fare così, su di lui, per levarmelo manca. E poi giocherei calcaraffiche. E poi attacco con questo lo stremo. Confermo l'attacco, quali creature vuoi stremare? Lui. Boh, 4-4 lifelink, così. Perché è bello. Boom. Perfetto. Vediamo cosa farà Oketra. Oketra è Pino però contro un gatto. Questo non è balsamare, però due cautela. Gli posso fare Ok. Mew? Mew Mew. Quando lei attacca da più una cosa dalle creature attaccanti. No, direi che o sto indietro, cioè gioco lei e sto indietro, quasi quasi. E poi vado di Ordalia e attacco a manetta. Facciamo così. Quattro Proviamo. l'attacco. Poi probabilmente mi attaccherà col 3-2. Ma io lascio attaccare perché ho appena guadagnato vite. No, non attacca. In compensazione gioca un altro. E Beh, perché è ovvio, vabbè. Quello mi sta... Oketra essendo un gatto, prima o poi butterà giù i grimori dal tavolo. Sicuramente. Direi di sì. Altrimenti che gatto Allora, io vado di Ordalia della è? Ma fratellanza. sì. Che sei gemelli del cuore, sai che non Non è posso abbastanza mana? giocare. Quindi do più 2 più 1 a tutti. E cautela. E quindi attacco con tutti, non frega niente. Attacca. Stremo tutti. Ma sì. Tanto non cioè, hanno cautela. Esatto, 1 più 0, quello diventa un 7-5. Però possono essere bloccati. Vabbè, gli uccido tutto. Dai, però nel volante. No, guarda, mi parla. Quello, mi uccide soltanto lei. Eh sì, essendo un gatto addestrato da zio Nicola è imprevedibile, perché magari è tipo finge di essere dolcissimo e poi pum, fa il momento opportuno. Esatto. Miu 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 miu. E ti mangia. Molto interessante, sarebbe molto carino Lui mi da vedere. attacca con un 3-2 e va bene. Tanto Ciao. sono a 30 vite. Posso permettermeli. 3 danni. Mi tocca l'angelo. Ah no, in balsamo. L'effetto dell'imbalsamare è Sì. carino. E poi beh, la pedina. È quella che troviamo anche nella busta. Perfetto. Vado di... Non lo so se attaccare... No, perché me lo uccidono, quindi No, io aspetta. starei... giocherei lui, così, esatto, e poi mi terrei con Così lo nel... spruzzo di magma. Ma lui è forte perché mi fa rianimare, se non sbaglio. Quando lo stremo, rimetto scambio di battaglia una creatura avversaria con costi di mana convertito pari inferiore a 2 del mio cimitero. Tipo lei. Tipo la tipa, tipo la tipa. Tipo la tipa. Tipo la tipa. Quindi Salta salta attacco. attacco. Davanti, poi fatto questo è un bellissimo istantaneo. Vediamo come si attacca. Attacchiamo così lì. Vabbè, io glielo sparo. Questo qui così non lo imbalsama. Perché
Lo esilio. E prendo solo tre danni. Fatta blocco. Avanti. Cosa voglia? Cosa giocherà? Costo 3. Una basta! Solo quelli. Insomma, c'ho un mazzo con solo quelli. Ha solo quelli. C'è peggio. Allora, una montagna. Ho questa qui che io posso dare eventualmente più 3 più 0 a tutte le mie creature. Che non mi pare neanche così male. Tanto al massimo perde tutto lui. Sì, quello sì. Non mi sembra un piano malvagio. O poi posso attaccare solo col volante. Puoi attaccare solo col volante. Lui diventa un 4, me lo potrebbe uccidere, ma che se... Ma no, in realtà potrei attaccare con tutto. Attacco con tutto. Estremo anche. Tanto muore se non mi para. Estremo tutto. Conferma. Lei torna in campo. Tra l'altro. E poi lui si scatta tra l'altro. Boom. Boom. Olè. E almeno 6 danni sicuri. 6 danni passano. Sicuri. Poi perfetto. Mi scambio soltanto questo. Finita. Così. Direi che. Ottimo scambio. Via. Loro non staffano, ma non interessa. Tanto quelli sono anche di 4-4. 2 danni di 5. Mucchine, mucchette. E questo poi un altro con il balsamare può bloccare però una creatura addizionale, cioè un 2-2. Sì. Non mi fa. E poi? No, allora aspetto. Poi faccio l'attacco finale. Aspetto. Non attacco neanche con loro. Potrei attaccare con loro. No, no, aspetta. No. Che poi sei estremi dopo. Esatto, esatto. Balsamo. Guadagna una vita, una. Infatti sta in difesa. Dovrei vincere perché non ha nessun volante. Lui dovrebbe diventare abbastanza grosso. Perché prende più 2 da questo, quindi è un 4. Mm-hmm. E più 1, 5. Più 4, più 3, 8. Quindi okay, ho vinto. Sì. Dovrei aver vinto. A meno che non abbia un... qualcosa in beh, mano la nebbia lui, è verde. Beh, magari uno sparino o qualcosa. Però sale anche la costituzione. Io tocco con tutto e ciao. Ma ti conviene. Tanto no, cautela. Cazzo ne fai. Conferma. Chi vuoi stremare tutti. Conferma. No, lei dà più uno più 3. Lui si prende più 1 più 3, quindi un 7-5, questo diventa un 6-4 volare, 7-4, 8-4, no, ho di 10. Vai, blocca, vediamo. Ok, non ha niente, non doveva avere niente, perfetto, ho vinto. È il primo andato. Il primo, l'orda di una prima passata, siamo bravi. No, vita. Cab. Meno 2. Neb ha vinto. Bravo Neb. Ma chi è il tuo bravo Minotauro? Oh, bravo. Cosa? Con la freccia in mano raggiungi la sala delle udienze di Occhietra. Lei ti accoglie calorosamente mentre ti appresti a ricevere il pegno della sua gratitudine. Un cartiglio finemente decorato. Si libera davanti a te prima di poggiarsi nelle tue mani tremanti. Il metallo è caldo e calma i tuoi nervi mentre ti prepari ad affrontare la prossima battaglia. Ma che cosa carina! Ovviamente. Però Gedeone Nazionale è sempre bellissimo. Sì, è sempre lì, è sempre ci lì. Guarda. Uh.
Oh, che Labirinto. bello! L'imponente labirinto delle illusioni all'interno del monumento di Keknet disorienta i tuoi sensi. Ti trovi nel territorio del dio della conoscenza che ti sfida ad affidarti al tuo intelletto per uscirne indenne. I muri stessi si muovono come liquido tra le tue mani. Strane forme spettrali tentano di afferrarti. Cerchi a fatica di dare un senso alla Sconcerto. sconcertante realtà che ti circonda prima di perderti per sempre. Si fa un po' Innistrad. Esatto. Magia della Ok. conoscenza. Questi in teoria mi hanno. Sì. Allora, prima delle. Se voi facete dovrei superare due sfide per tentare nella prima sconfiggere la Sfinge in questo turno. Allora, questa qua mi era già stato anticipato da. Salvo poi arrabbiarsi quando con l'intelletto la gente trova il modo di uscirne, vero Nissa? Questa qua me l'avevano già proposto in messaggio nella pagina perché non riuscivano a uscircene, quindi questo so già cosa fare, dato che tanto devo vincere in questo turno. Allora, così, dato che queste qua counterano la prima magia o abilità che gli si lancia contro, e volendo io attaccare sicuramente, prima bersaglio con l'abilità in modo che venga counterata, poi l'altra la bersaglio io con il mio spruzzo di magma, così viene counterato, e poi con il varco della meraviglia, io voglio che le mie due creature. Loro due, ora posso bersagliarle perché se l'avessi fatto prima sarebbe stata neutralizzata la magia. Uso il tasto per tappare, vabbè, mi va bene anche così. In questo modo non possono essere bloccate, così non possono essere bloccate dai muri di nebbia che prevengono tutto il danno che gli verrebbe inflitto. E io poi attacco e sono esattamente 10 danni. In questo modo. Cos'è stato? Fuori. Veniva da fuori un urlato. Speriamo di qualcosa E si è Nigma è fatto stato male, dai. eccellente, preparato ad affrontare la sfida finale. Keknet il ponderante ti attende. Vediamo, vediamo. Ah, questa Allora. qua è quella seconda ordalia. Questa cosa sconfiggi Keknet. Il combattimento fisico non servirà. Dovrai trovare un altro modo per vincere. Suppongo macinandolo No, ma cosa a dici? sto Anche punto, a 30 carte, perché se... questo qua tappando X macino X, questo la metà superiore del suo grimorio, allora in teoria non dovrei riuscire così facilmente Allora, perché sono ho qui. 15 mana, Sì. con 5 gliene faccio fuori 15 a lui di carte. Con questo gliene faccio fuori altre 2, quindi andrebbe a 13. Però Sì. in questo modo ho sprecato 6 mana No, e l'ordine è quindi non sbagliato. riesco a macinarlo via. Quindi o prima pesco e guardo che cosa pesco. Un attimo, fammi fare due No, anzi, questa per prima conti. quasi per forza, perché devo fare il massimo danno possibile, quindi deve avere più Sì. carte. Quindi proverei a giocare questa. Due conti, sì, Proviamo. dai, proviamo. Scegli il giocatore, ovviamente diciamo lui. No, ma era per noi, noi Attacca. eravamo. Vabbè, non mi stupirei se alla fine potrebbe risultare. Poi. Sì, Quindi ora in proverei. teoria ne ha 15. Sì. Poi vediamo cosa pesco, perché in realtà non lo so. Scegli il giocatore, mentre facciamo macinare sempre lui e poi vediamo cosa pesco. Una terra che mi manda a 10, ma non è abbastanza, quindi devo rifare. Però hai Riavvia. 9 mana, quindi Più no. 10, no, lui ne ha 13, quindi riavvia. Vuoi riavviare? Sì. Ok. Allora, vediamo. Vogliamo, fammi rivedere Possiamo. quella. Quella dice tappa X e fa X. Ok. Sposta. Io proverei a macinare me e poi pescare, così pesco la terza carta.
invece che subito la Prova. prima, che sappiamo che è una terra e quindi non ci serve. Quindi Sì, esatto. proviamo. Se dovessi macinare tu le tue carte, sì, esatto. Questo è quello che proviamo adesso. Infatti, rimescola tutte le carte del tuo cimitero nel tuo grimorio. Un giocatore bersaglio mette nel suo cimitero altrettanto. Ah, quindi dovevo far davvero. Devo fare davvero questo su di me. Ci sto dentro. 5. 44, 5 sì. più 5, 10. Sì, quindi ne macino 22. Ne ho 25 nel mazzo. Lui ne macina 25. Gliene rimangono Gliene rimangono 5 5. A e tu hai me rimane. 5 in No, ne mano, ho 4. no? 4 in Ne mano. ho 4. E ma dopo che lanci que che la lanci, considera che. Rimesco la tutta. Ho giocato per E dopo che sangue. lanci quella, sono uno in più. Sì. Aspetta, Però no. forse dovevo prima. No, questo è giusto perché mi fa pescare questa, quindi va bene macinare prima me. Poi ne ho, sì, è vero, ne ho una in più, quindi sarebbe 22, 25, 26, 4 che sono in mano, che mi rimangono dai 10, Ce n'è uno in più. perfetto. L'effetto della sua creatura. No, è proprio lui. Non è solo per. Estetica. Esatto, per estetica. Magari lo obbligo a pescare due nel suo turno. No, no, devo vincere in questo turno. No, no, allora devo traumatizzare me stesso. Così. Vediamo che carte avevo avuto solo isole. E Sì, infatti, esatto. Wow. immaginate. Esaltante. Poi faccio questo. C'è un giocatore che mette le prime carte. Lui, ovviamente. Bam. Anche lui giocherà al mazzo Solo monoisola. sì, Esatto. perché E poi gli ultimi 4 con questo. 1, 2, 3, 4. Ok. Opla. E poi tocca a lui, non pesca e vinco. Ihi. Ho battuto il Kefnet. secondo ordo lì è fatta. Perfetto. Continua. Riesci a controllare il suo pensiero, ad averla meglio sul labirinto, mentre oltrepassi l'ultimo portale ti ritrovi improvvisamente dinanzi a Kefnet. Non alza lo sguardo quando entri, si aspettava il tuo arrivo da tempo e ti offre la sua ricompensa, il cartiglio della conoscenza. Ora che ho dato Ora che hai dato prova. prova della potenza della tua mente, puoi avere l'inizio dell'ordine Sale. della forza. No, sono stanchissima, cioè secondo me ho la febbre. Anche se sono fresca, mi sento la febbre. Facciamo l'ordalio della forza. Che carino! Idre, All'interno mucche. di questo monumento, il dio Rona sarà adunato svariate bestie selvagge per assaggiare la tua Allo prodezza in zoo! battaglia. Il sibilo di miriadi di serpenti, passi appena percettibili di creature munite di artigli, ti suscitano un senso di Ma inquietudine. dai. Stringi con ansia la tua arma mentre ti fai largo tra i nemici ringhianti. Bordello della forza. Io cosa ho sempre il mazzo che si strema? No, ho un verde blu. Insomma. Con dei ciccioni enormi e basta. Però questo. Boh, proviamo, teniamola. Non lo so, non mi ispira troppo, però possiamo provarci. Ok, turni molto concitati. Terra, passo, No, ho terra, passo, cosa hai sbagliato! Ho fatto? giocato quella, dovevo giocare quella che entrava tappata. Ormai è tardi, amore Niente. mio. Dopo ciclo il worm, vediamo. E avanti. Lui giocherà sicuramente qualcosa? No. Allora. Ciclo. Sperando di pescare una terra che non sta facendo. E Speriamo. invece un altro worm. E che Beh, dai.
Isola e giochiamo un'ordalia della forza, che è quella che sto compiendo. Così faccio una bestia. Una Guardate, bella guardate mucchetta. che bello. Che non si capisce neanche bene cos'è. È tipo Un è un alligatore. leone con la testa dell'alligatore. Sì. Ficus. Ficus ficus. Lui fa un ghepardo. Con lampo. Va bene, Beh, dai, ci sta. va bene, va bene. Effettivamente sei nel Forza. monumento Aronas, quindi avrebbero Esatto. potuto farlo entrare subito, cioè partire con il Facciamo monumento sul questa. campo. Io vado di cartiglio. Ma sì, così inizio a picchiarlo subito e pesco. Anche perché comunque già c'è Ritorna in mano. abbastanza. E ha fatto esplodere tutto. Ehi, questo. Forte lui. Attacco, bravo. Adesso che la cattura così mi fa 5 danni anche a me, ma almeno ho iniziato a picchiarlo prima io. Così sono più avanti io di lui. Chi inizia a menarci prima, Esatto. sarà così. Esatto. Vabbè, se non gioca volante in questo turno fa. Ah! E foil anche. Vabbè. Ci vantiamo di queste cose. Aspetta, picchia giustamente. Giustamente. Beh, io glielo copio. Il visir del serraglio? Eh beh, Ovvio. certo. Questo fammi da mana. No, io glielo copio, frega niente. Ma sì, glielo E se copiassi il copio. volante? Però Eh no, la rimane un pedina. 4-2, Allora esatto. copia visir. Questo qua poi mi fa guadagnare vita, sì, copio visir. Forte. Decisamente più forte. C'è una cosa da copiare. Grazie. No, beh, soffio più scoterto. Attacco. Lo so, ho sbagliato a cliccare. Fine turno. Do Irono più secco. Ragni Che via. schifo. Eh Devi aggiungere. sì, quello non è bello, però è solo due di forza. Se mi attacca io prendo. Non mi interessa. Salta blocco. Ok, prendo 5. Vediamo cosa c'è, cosa mi riserva. Bacino del Mario. Un'isola. No, bocca. No, no, il. È un brown, è una stregonetta. Quindi gioco questa. Io attaccherei. Così glielo uccido e poi gioco 5-4. Ah sì, dai, così 1-2-3, guadagni ha fatto 5. punti Sì, esatto, vita. per quello. Solo per quello. Vai. In realtà ho 3. No, 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 che poi me lo fa double block. No, conferma l'attacco. Così. Aiuto. Ah, la No. nebbia. Infame. E niente. Vabbè, tu giochi comunque la mucca e tutto andrà secondo i piani. Io gioco questo. Ma è voluto fare il danno. E vabbè, dai, guadagni comunque. Bene, 5 punti di vita. No, Tanto se la doveva aspettare la nebbia, c'era poco da non me fare. l'aspettavo, sinceramente, la nebbia. Mono verde. Ma cosa vuol dire? Appunto. Aspettavo solo dei ciccioni. Lui gioca cose. Ah, ogni giocatore pesca, va bene. Mi va anche bene. Che perché si spiaccicherà malissimo Ma non quando. abbiamo pescato. Ma quando muore? Ah, quando muore, dopo quando entrarla. No, quando muore. Ho Ho detto, si spiaccicherà malissimo subito contro qualcosa. sbagliato. Allora, io giocherei questo. Che mi costa No, io 3 giocherei l'altra e mucca. poi Ah, sì, questo allora sì. farei questi quei due lì, quindi
Quindi primo attacco col volante. Se non fa nebbia. Vediamo. No, perché blocca. Invece. No. 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 E niente. Ma neanche lì. No. Qui ci consigliavano di aver fatto l'ordalia per distruggere il ragno e poi la naga di mana. L'ordalia per distruggere il ragno come? Non lo so. Perché effettivamente prima potevi ucciderlo col volante se lui non avesse avuto... Ma se doveva bloccarmi, sì. Non è che non potevo... No, l'ordalia fa un 4-2 verde. Allora o gioco le due ordalie adesso, tanto dopo lo pesco il cartiglio allora che allora da volare. Allora gioca le due ordalie. Oppure gioco... Ma sì, tanto vale. Lui di volanti non ne ha, di gioco... No, oppure meglio comunque lui, perché mi blocca, è un parino. Un parino grosso. Sì, così guadagna. Oppure quello e il 3-3 di questa. Sì, sì, forse sì. Così questo qua lo uso. Tanto sono comunque 15. Ma sbaglio o ho sbagliato a tappare? Sì? Sì. Mi ha tappato tutte isole, ma lui costa col verde. No, è l'ordalia verde che fa... è il cartiglio no, verde è il cartiglio che fa verde, esatto. Combattere. L'ordalia mette solo un ciccione. E poi faccio... Bello. Ok, non attacca. Benissimo. Malissimo, no, benissimo. E poi giocherai il Wurm. E poi dagli volare. Sì. Tant'è. Tanto rimane comunque imparata. Quindi uso... sì, come mi sta proprio. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E poi il prossimo turno lo fai volare e muoo. Gioca, cara. Grazie. Non voglio... I vaccoli. Non so se attaccare con questo. Io starei fermo. Io attaccherei con così questo. Così togli magari un così po'. Così io gli faccio 5 danni o comunque gli tolgo... Sì, dai. Due creature. Perché altrimenti mi blocca e gliene perde una senza uccidere la mia. Vai. Ovviamente il visir sto solo guardando cose non creature. Ok, perfetto. Così gli tolgo il ragno gigante. E pescate? No, perché non riesco a fargli abbastanza danno. Ah, ok. Beh, ma il ragno. È meglio così. Io tanto sono in vantaggio perché ho più carte in mano. Ah. Allora hai perso un misero. Ah beh, ma con... Ah, lui vuole pescare? Se non ti lascio pescare, hai una carta in mano e te la tieni. Sarà una foresta? Sarà una nebbia. No, una nebbia. Secondo me una... No, forse qualcosa che gioca. Un altro di quelli. Ma quante carte, scusa? La genialata a farlo dopo il combattimento, questa cosa. Vabbè, ma questo è un problema... Ma perché quante io vedo... Quante carte hai in mano, scusa? Perché io vedo... che ne ha solo una e invece non è vero. Ne aveva tre, quattro, mille tutte, ma sono quelle di prima. Secondo me c'è qualche problema. Secondo me c'è qualche problema. È ok, un gigantesco 8-8 che torna un 2-2 alla velocità della luce. Secondo me c'è qualche... Allora andiamo a guardare il nostro amico. Però non è... Vabbè... Pesco adesso. Un altro ordalia. No, devo giocare prima l'ordalia. Vabbè, sono stupido. Gioco il ciccione. Frega niente. Ho dato altri 5 punti di vita. E poi attacco l'8-8. Dovrei resistere. C'è qualcosa però che non mi... Non mi quadra. Non mi quadra con quello, con le giocate che ha fatto. Mi prendo 8 danni. Ok. Perché però è un 4-2 o un 2-4? Chi? Il è ragno. È un 2-4. E allora non può bloccare. Ah, è vero!
Ok. Ma per quello non è che giusto, sia giusto. Proprio stupido. Se lo vuole proprio ammazzare per pescare. Vedi che adesso ce le ha due carte? Quindi sì, secondo me allora prima. Sì, sì. Aiuto! C'è stato un pro. Oh my god! Allora devo bloccarmi con qualcosa. Sì, devi. Allora blocco. Un ippopotamo. Questo qua. Sì, dondolano. Questo qua. E poi cosa passano? 4, 5, 6, 7. Facciamo passare 7. Se non fa niente, sembra faccia niente. Quindi dovrei. Vabbè. Ho fatto fuori un po' di roba. Io il mio. Adesso avrà nebbia in mano, sicuro. Come l'oro. Allora, counter. Questa non mi sembra. Beh, io prima attacco. Poi vediamo. Counter verde. Allora, lui è solo una creatura. Vabbè, tanto c'è la nebbia, la nebbia. Vediamo. Sì, insomma. Però secondo me mi sembra un po' un attacco disperato qui. E invece la nebbia. Attenzione. Attenzione. No, il counter ce lo dovevi aver tu. Eh beh, sì, infatti non giocavo. Tristezza. Insomma, tristezza. Sì. Ne gioco tutti e tre. Direi di sì. Ma non ti viene, non ti torna sul cartiglio? No, è il cartiglio che fa tornare sull'ordalino. Ok, vediamo un po' ancora confusione su sta cosa. Le bestie, facciamo anche questa. Tanto il 2-2 lo lascio lì. Ma sì. Vai. Tappiamo, tappiamo. Lui ho un bel po' di creature che le ho fatte fuori, allora non voglio farlo pescare, ma manco questo va qui, to una ce la stampo addosso e prendo 3 danni. Così, così, e questi riprendo. Via. Fine. Giochiamo la sua foresta. Adesso attacco 2, 4, 2 e basta. Vediamo se ho un'altra nebbia, lo uccido. Ok, l'ho ucciso comunque. Yeah! Yeah. Dovreste avere ancora spamare il cimitero per pescare, sì, volendo sì, però avevo tutto quello che mi serviva in campo. Ho anche fatto una missione, va bene, spostare. Una luce all'altra estremità del monumento ti conduce ai piedi di Ronas, il dio della forza dalla testa di serpente. Incrocia il tuo sguardo con fiera approvazione, il suo cartiglio affonda nelle tue mani con tutto guarda il peso fiera approvazione. Della sua gloria. Ottenendo 3 cartiglie hai dissipato ogni dubbio, intorno a te gli altri iniziati si fanno cenni con il capo. Sapete tutti cosa vi attende nel bordalia dell'ambizione. Però io direi che possiamo continuarla la prossima volta. Sì, sì dai. Sono già le 10. Sono già le 10. Cerchiamo di rimanere dentro gli orari. E poi nessuno ci sta guardando. Esatto, sono molto tristi di questo. Ma forse perché non interessa così tanto Magic 2. No, sai? Forse può sì. Essere. Insomma, lo si capisce anche che. Sì. Comunque, niente, direi che le ultime due le faremo. Quando le facciamo? Sabato? Sabato. Direi sabato. Hey! Cosa? E così dureranno sicuramente di meno perché insomma ne abbiamo fatte 3 in mezz'oretta e quindi direi di dare un'altra possibilità a Magic Duels sabato. Proviamo. E proviamo a finirlo e grazie mille. Nessuno, e dai, ancora non ho cambiato il nome. Ma no, per dire.
Cioè, nel senso, siamo in pochi rispetto al solito e quindi, Quindi cioè, sembra, magari. era più, è stata una cosa un po' intima. Esatto. Almeno ci hai fatto compagnia e non sei stato il visualizzatore Visitatore muto che muto. non scrive nella chat, ecco, diciamo così. Quindi ti ringraziamo Siamo personalmente niente. perché almeno abbiamo avuto la certezza di che qualcuno, diciamo, a qualcuno piacesse quello che facciamo. Quindi ti Ti salutiamo, salutiamo. visto che è una cosa vis-à-vis quasi. Lo E poi salutiamo anche quelli che magari eventualmente lo vedrò. guarderanno in differita. E la finiamo sabato. E finiamo questo sabato con l'ordalia Di Bontu. dell'ambizione e l'ordalia dello zelo. Quindi Bontu è ok, però Bontu in teoria alla fine si e muore. Azoret. Azoret, quindi alla fine o si muore Secondo me ci sarà la famosa scena o. Esatto. di Gideon che Salva. lo salva, oppure no, perché non è ancora comparso, cioè non c'è la storia in realtà qua per ora, No. cioè soltanto Cioè, come l'idea sono che fatte comunque tu stia le ordalie. affrontando le ordalie un po' come Gideon, quindi anche come Gideon non hai la più pallida idea di cosa stia succedendo. Esatto, quindi aspetto la mia visualizzazione. Ce la possiamo fare, perfetto. Perfetto, perfetto. Quindi vi torniamo un po' più in grande, ok? Siamo giganteschi. Quindi Neheb, nuovo Planeswalker, forse, si spera, ma. Non lo so, è più facile. Forse è Secondo qualcuno, Samut. Sam. Cioè, allora, io ricordo quella roba, ma ovviamente la prendo con le pinzone talmente grandi che. Cioè. Pinzone che aveva postato quest'art con di Samut con l'hashtag Planeswalker e poi l'aveva cancellata tipo mezz'ora dopo. Esatto. Questa cosa mi ha un po'. Ero lì, oddio, però è stata spoilerata la carta. Forse non era ancora stata spoilerata la carta e quindi l'ha tolta per quello e non per altro. Però magari Samut avrebbe anche un ruolo centrale, dato che è l'unica che sembra voglia andare contro questo Esatto. sistema. E quindi forse è l'unica che può andare contro Bolas. E poi ecco i colori di Naya. Bolas e Grixis. Da quel che ricordo, Naya e Grixis non Sì, andavano sì, sì. Ah, d'accordissimo. giusto, avevo scordato Però questa potrebbe anche essere che mettano un cosa. Minotauro, anche Esatto. perché Ci sta. ci sta. E poi non ci sono dei Planeswalker color Rakdos. Lui non è Rakdos, no, lui è verde. Rakdos, no, Sì. è rosso nero. C'è solo Sharkan, Can. il folle, se non sbaglio. S e quindi è da un po' che non li vediamo. Anche però effettivamente l'ultima Tamiyo era Bant. Bant, quindi stanno inserendo anche dei Planeswalker tricolor che fino a prima di Sì, non. Bolas non è, cioè Esatto. l'unico era L'unico rimasto era Bolas. Bolas. Quindi può anche L'unico in darsi colo. che sia lei ed essere, cioè lei la dovrebbero fare effettivamente Bant perché come color identity, cioè Naya. Naya come color identity ha quella. Però magari inseriscono lei rimane una creatura che magari guiderà gli altri dopo la caduta di Bolas, o non tanto caduta, ma magari Bolas che si allontana dal piano, perché ormai, cioè, tipo, Esatto. mi hanno scoperto i piani, cosa Il rimango qua? Il piano, piano non i e piani. anche i miei Il piani. piano, i piani. I piani del piano. Esatto, e quindi cosa me ne rimango qui a fare? Intanto lo sanno, magari lei guiderà il resto della popolazione, ma arriverà un Planeswalker alleato di Bolas. Perché io penso che una guerra, cioè, no, lui arriverà, si accorgerà che ci sono sti pirla che gli vogliono Esatto. distruggere i piani e rompono le palle sul suo piano. E quindi chiama i suoi amici. Hanno scoperto il piano per cui avevo Con i piani. E piani. quindi se ne andrà allegramente lasciando il caos lì e forse un Planeswalker che guiderà, cioè praticamente che farà la sua vece nella lotta e se ne andrà anche lui. Anche perché a un certo punto, secondo me, comunque lui riesce a fare quello che deve. Sì, anche secondo me. Cioè, Però magari a me basta che spieghi un po', non cosa? dico Anche tutto, ma qualcosa di tutto quello che hai lasciato in perché, cioè. sospeso e basta. Praticamente sembra che lui faccia azioni randomiche fino adesso. Ha fatto liberare gli Eldrazi. Aveva ucciso Ugin. Però adesso non sa se, non so, Non si non si sa sa se lui sa se lui sa esatto che sia se è vivo o vivo o no. morto.
Adesso questa cosa, Il Tether, Conflux il su Alara, Conflux, il ponte planare, planare. che poi è stato distrutto, ma sembra che non sia un problema. Esatto. Cioè, sembrano tante azioni randomiche che dici, ma hai un piano? Oppure vuoi solo rompere le scatole? È quello che manca. No, in teoria è sempre un piano, perché è quello che dicono, c'è sempre una. Lui ha sempre una Sì. motivazione, E poi lo so, bisogna ma la vedere. motivazione è sono un tipo un gatto e quindi mi piace distruggere le cose, oppure un piano più a lungo termine in cui ovviamente la presenza magari ora di Ugin servirà qualcosa. È il bello del villain che sanno come nascondere i propri piani. Sembra un'azione a caso, poi però alla fine c'è un gigantesco disegno dietro che nessuno vede. Spero sia questo il bolo. Sì, Sì, è sicuramente sicuramente è questo. più, cioè, però l'idea è il fatto che comunque se Bolas sa, secondo me, che Ugin è tornato. Lo sa per una semplice questione: Sarkhan se n'è andato, non lo segue più. Ah, sì, può Quindi, essere. ovviamente, non che a lui interessi di Sarkhan, ma gli interessa sapere perché uno dei suoi si è allontanato. Cioè, come ho fatto a perdere uno dei miei? Che gli avevo fatto il Fatto lavaggio quello del del cervello, l'ho cervello. controllato. Come ho fatto? E ovviamente. Non credo si presenti allegramente su Tarkir, manda qualcuno, ah, c'è un drago di nuovo, forse parlano tutti, ci sono i draghi. Esatto. E quindi forse il nostro Ugin servirà a qualcosa, dato che fino adesso anche lui ha fatto niente. Esatto. E questi draghi sono un po' pigri, Sono un po' un po' pigri, sì. pigri. Quindi ti diamo la buonanotte, ti Esatto. salutiamo, ci vediamo sabato pomeriggio se ci sei, altrimenti la guarderai in differita. E ciao. Ciao. Ci Alla vediamo prossima. sabato. Domandona, sono le ultime cose. Come che ha fatto Jace a Tammet? In teoria gli ha solo controllato la mente per un periodo di tempo. Non ne ho idea, personaggio. In teoria gli ha solo controllato la mente per un tot, solo che gli ci è voluto un po' perché tramite la sua mente controllava anche le mummie, quindi ha fatto un mega reticolo e poi l'ha lasciato lì addormentato e basta, in teoria. Perché Sì, intanto Jace è buono. scappando diceva. Meglio se andiamo in fretta perché tra poco si sveglia, una cosa del genere. Quindi non dovrebbe essere, cioè dovrebbe essere telepatia, diciamo. In pratica sappiamo che Tammet viene Può mummificata. darsi che venga considerato una sconfitta e quindi Ah, può venga. essere. Magari viene ucciso, non lo so. Adesso l'ultimo racconto mi manca. Ho Sì. visto solo se avesse dato l'ordine tramite Tammet alle mummie. Non è da Ah, Jace. non lo so. Adesso devo leggere, dobbiamo finire di leggere l'ultimo racconto, quello il Demiurgo. Non E sarebbe da basta. Jace, però, uccidere qualcuno Sì. utilizzando, controllando qualcos'altro. Cioè, ma alla fine lui non è proprio. Cioè, lui è quello che scappa, non quello che uccide. Però può darsi che sia più Dimir del previsto. No. A frequentare Liliana. Bene. Esatto. Allora sabato e comunque tanto ci sentiamo sulla pagina. Quindi, buonanotte. Buonanotte.